sparso un po' in tutta Italia, soprattutto al centro-nord, e che hanno pensato tramite uno strumento abbastanza semplice, che è quello di una scheda di bilancio mensile, di controllare e monitorare i propri consumi e cercare di spostarli secondo criteri di giustizia. Quindi per ogni voce si individua se si tratta di un consumo usuale o spostato secondo criteri di giustizia, o si riesce invece a fare dell'autoproduzione per quel tipo di cosa. Tramite questo controllo dei consumi si inizia appunto a vedere in che modo si consuma, quindi ci si danno anche degli obiettivi messi in mente, quindi la famiglia inizia a darsi degli obiettivi anche piccoli di cambiamento, che può essere per esempio uso un po' meno l'auto, inizio a comprare locale bio, per arrivare poi a scelte anche radicali, per esempio elimino la televisione, non uso più l'auto, rinuncio al consumo di carne. Ecco, da questa analisi delle singole voci di consumo si allarga un po' la riflessione sullo stile di vita, quindi per esempio l'uso dei trasporti e anche l'uso del proprio tempo, quindi quanto tempo dedico al lavoro retribuito piuttosto che al lavoro di cura all'interno della mia famiglia, o invece quanto tempo dedico al tempo libero, a quello che mi interessa, che mi fa crescere come persona. Ecco, abbiamo visto che ci sono dei risultati sorprendenti. La cosa importante che ci caratterizza è quella proprio della statistica della misurazione, perché da tutti questi dati raccolti da queste schede mensili vengono poi raccolti in un rapporto annuale, e quindi c'è una misurazione dei numeri, una statistica concreta che è molto importante per verificare quello che è stato fatto e anche come punto di partenza per un ulteriore cambiamento. E questo è importante sia per la famiglia che a livello, diciamo, politico, pubblico, dà anche una visibilità del cambiamento. Quindi si nota una riduzione generale dei consumi e una liberazione anche del proprio tempo, nella propria vita, per trovare spazio per altre cose. Ecco, come è già stato sottolineato anche dagli altri, l'importanza delle relazioni, quindi del mettersi insieme, e noi ci ritroviamo, ci sono dei gruppi locali e poi una volta all'anno ci ritroviamo all'incontro annuale. Ecco, è importantissimo il confronto per confrontarsi su difficoltà e obiettivi raggiunti. E la cosa bella è proprio vedere come con un rapporto diverso con le cose, con i propri consumi, si riesce appunto a dedicare molto più tempo e più energie alle relazioni. Ecco, i bilancisti sono presenti non tanto come bilanci, come associazione strutturata, in quanto appunto è sempre rimasto un movimento, una cosa molto libera, ma i bilancisti sono presenti in tante associazioni e movimenti, come per esempio i gruppi di acquisto solidali, la campagna dell'acqua. Molti bilancisti sono andati a far parte delle comunità di famiglie, del mondo comunità e famiglia, quindi sono presenti in tutte queste realtà. Quindi diciamo che naturalmente siamo portati a fare rete, in particolare nell'ultimo incontro annuale è emersa la volontà di entrare più in stretta relazione proprio con i gruppi di acquisto solidale, cercando di appunto ampliare un po' la riflessione, oltre che semplicemente sull'acquisto dei prodotti, proprio sullo stile di vita in generale.